Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di un'idea. Beh, in tanti quando iniziano a intraprendere in internet capiscono che c'è un grande vantaggio, una grande possibilità, però non sanno da dove iniziare, non sanno di cosa adattare, non sanno che prodotto creare. In tanti ti dicono segui la tua passione, però non ti viene nessuna idea. Come devi fare per trovare un'idea? Ti voglio insegnare il metodo della pioggia di idee. Beh, originariamente questo metodo viene fatto in gruppo. Devi essere almeno tre persone che si riuniscono in un ambiente sicuro, tra virgolette, cioè senza distrazioni, senza persone che dall'esterno possono venire a commentare o a disturbare. Altra cosa importante, ti devi dare un tempo limite. Cosa fanno questo gruppo di persone? Beh, questo gruppo di persone iniziano a tirare tutte le idee, e ripeto, tutte le idee che ti passano per la mente. Ogni tipo, senza nessun tipo di pregiudizio. Non ti fermare all'apparenza di dire ma questo è impossibile, oppure ma cos'è questa roba? No, non si potrà mai fare, oppure no, no, nessuno comprerà mai una cosa del genere. No, nessun pregiudizio. Come un fiume in piena dovrai iniziare a dire tutte le tue idee e così tutti i componenti del gruppo. Ovviamente i componenti del gruppo dovranno essere persone che come te vogliono intraprendere un'attività. Non i tuoi amici e parenti che già di partenza non credano in quello che vorrai andare a fare, perché le idee che metteranno non saranno sicuramente produttive. Quindi scegli bene le persone con cui fare questa pioggia di idee. Una volta finito il tempo limite e aver tirato fuori tutte le idee possibili, allora alla fine farete una votazione. Scarterete quindi quelle che non hanno ottenuto voti o che ne hanno ottenute meno possibile e continuate a votare così fino a che non arriverete all'idea top. Mi raccomando, non eliminate le idee a priori, perché anche le idee più banali possono dar spunto a altre idee. Quindi sfogatevi e tirate fuori veramente ogni tipo di cosa. Beh, se non avete un gruppo per cui condividere questa attività, o comunque due amici per poterlo fare, potete provare a farlo da soli scrivendo su un foglio e buttandoci tutte le idee che vi vengono in mente, anche in questo caso senza avere pregiudizi. E poi attivate la ragione e fate delle ricerche in internet per vedere se queste idee già sono realizzate, se gente acquista questo genere di cose e così via. Vi potrà aiutare, vedrete. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti serva per ottenere ciò che sogni e ciò che desideri nella tua vita. E se ti piace, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici per poter aiutare anche loro. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube. Se stai vedendo questo video proprio in YouTube, qui nell'angolino, potrai vedere la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere. Se invece stai vedendo questo video in Facebook, sopra ti lascio il link. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!